Allora, Francesco, noi stiamo lanciando questa nuova cosa che si chiama Air Lobby. Air Lobby praticamente è una frazione di Confalavoro, dove noi offriamo praticamente tanti servizi. E noi siamo qua per parlare di questo e per associare un po' di gente. Certo, Giusto, che Morena? l'associazione opera nella campagna, ma non solamente, perché vedo che è No, 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 questa posizionata associazione non opera nella in tutta Campania, Italia. opera in tutta Italia, parte da Roma, da Confalavoro. Noi siamo praticamente una frazione di Confalavoro e abbiamo creato anche una cartella servizi che daremo ai nostri soci. E abbiamo chiesto anche diciamo, a Confalavoro a titolo politico, vedi, ci stiamo muovendo e stiamo cercando di fare qualcosa per i parrucchieri d'Italia. Abbiamo chiesto al Senato l'abbassamento dell'IVA almeno all'8-10%, abbiamo chiesto un listino unico che parta almeno da 20 euro per la piega, abbiamo chiesto, diciamo, varie cose, l'eliminazione dello studio di settore. Buono. Buono, vedo che ci sono sotto un gruppo di persone si muove per il cambiamento o il miglioramento della categoria. Siamo stati molto penalizzati. Assolutamente, noi addirittura stiamo chiedendo di fare praticamente una sorta di università del parrucchiere, cioè riconoscere al parrucchiere il titolo a livello governativo. Come qualifica Come più qualifica governativa, noi stiamo chiedendo di riconoscere al governo la nostra qualifica governativa. Perché è anche giusto che il parrucchiere abbia un titolo come un po' tutti gli altri studi, come l'architetto, come l'avvocato, come l'ingegnere e quant'altro. Anche perché il parrucchiere non è più come prima, ma è una persona che studia, è una persona che si dà da fare, è una persona intraprendente che gira il mondo e cerca di conoscere sempre di più proprio per dare di più alla propria clientela. Bene, bene. Quindi non è più il parrucchiere di una volta, ma il parrucchiere che oggi cambia e diventa un po' più intellettuale, una persona, diciamo, che vuole unirsi agli altri in un modo diverso, un po' più intelligente. Certo. E quindi Morena, tu sei d'accordo con... Sicuramente, la forza del gruppo è sempre stata quella che ha salvato diverse situazioni, no? Vogliamo parlare anche soltanto dell'Arca di Noè, mi fa sorridere questa cosa, però l'insieme che degli elementi può portare alla salvezza, soprattutto in un momento come questo, perché ci sono anche dei momenti di down emotivo e assieme a un gruppo tu puoi risolverli. Noi con Air Lobby, in seno a Conflavoro, stiamo cercando di creare delle opportunità di salvaguardia del mestiere, quindi del settore parrucchiere, perché da troppo tempo è stato bastonato da delle scelte sociopolitiche come quella di togliere le distanze, così come di togliere la contingentazione delle licenze. Diciamo impoverendo un po' quella che è la categoria e mettendola in quella condizione di sopravvivenza che la porta poi ad esporsi e a diventare il famoso fuorilegge. Per lo stesso motivo veniamo multati. Dovendo sopravvivere a dei contesti come quelli del lavoro nero, e quindi a un certo punto noi ci siamo detti a un certo punto che così dal basso delle nostre esperienze, chi rispetto a me dal molto più alto delle proprie esperienze si è detto noi dobbiamo fare qualcosa per la categoria. Uno, quello che diceva Davide, è cercare di dargli un tono perché non si può più sentire che il parrucchiere appunto possa essere quello che non studiava e che di ignoranza vive. Ancora oggi, continuamente, entrambi siamo formatori e più di qualcuno di noi nel nostro Air Lobby è formatore, pertanto anche soltanto in materia dei capelli si studia continuamente. Si studia comunicazione, si studia marketing e
Quindi possiamo sicuramente essere ignoranti per come si può fare un intervento a cuore aperto, ma di altre dinamiche siamo sicuramente molto, molto competenti. Preparati. Esatto, preparati. Airlobby perciò si prefigge assieme a Conflavoro, quindi con questo supporto enorme, straordinario di questo sindacato della piccola e media impresa che è Conflavoro, che ci ha abbracciati e supportati in questo nuovo progetto. Quindi nasce Airlobby a favore della categoria che, come diceva Davide, vuole entrare nella parte politica, nell'azione politica, così da poter riuscire ad avere una garanzia di qualità, ok? Una voce. Sì, una voce, ma soprattutto di riuscire Sì. a creare, come diceva appunto poc'anzi lui, il discorso di riconoscimento, di Una qualifica. garanzia di qualità e una voce ai parrucchieri a titolo politico nel Senato, dove praticamente possiamo esporre le nostre cose. Esatto, e l'altra parte che si prefigge appunto Conflavoro, e quindi Airlobby in Conflavoro, aiutata da Conflavoro, è quella di fare delle azioni, diciamo così, di sgravio. Una cosa che si prefigge Airlobby è quella di riuscire ad ottenere una riduzione dell'IVA sulla manifattura, cioè sul lavoro manuale. Non richiederemo sicuramente un abbassamento dell'IVA sulla vendita del prodotto, ma sicuramente lavoreremo ai fianchi per riuscire ad ottenere quello che è un nostro diritto. Perché gli artigiani altri che sono nella parte del mondo, dall'elettricista piuttosto che altri, alcuni di loro beneficiano dell'IVA al 10, chi al 12, insomma, chi al 4 addirittura. Però diciamo che le lotte che faremo sono diverse e in più stiamo cercando e abbiamo già iniziato a creare una carta servizi. Che cos'è la Sì, carta ti servizi? sentiamo. È una carta di opportunità. Un'opportunità di risparmio, perché in questa carta servizi, oltre ad esserci, che ne so, Italotreno con degli sconti del 30%, piuttosto che la Fiat con acquisti con sconti oltre il 20%, e assicurazioni come le Generali, Unipol Assicurazioni, che hanno delle scontistiche privilegiate per noi che siamo in Conflavoro. Noi di Airlobby stiamo lavorando invece per riuscire ad avere una scontistica molto più ampia su quelli che possono essere i software, e parliamo di Ipanema, e stiamo cercando di chiudere delle trattative, insomma, con banche per riuscire ad avere un intelligente costo di transazione sul POS e sulle carte di credito. Non ultimo, lavoreremo a tutti quelli che possono essere quei vantaggi di piccola cosa, che possono sembrare anche risparmi spiccioli, ma sono spiccioli che poi ti fanno guadagnare nel risparmio. Quindi come acquistare al meglio le cartine, come acquistare al meglio il monouso, come acquistare al meglio le forbici, come acquistare, insomma, ci stiamo muovendo, diciamo, su vari fronti. Diciamo che a questo Bellissimo. punto la prima azione da fare è quella che hai fatto tu, Francesco, quella di entrare nel sito di Conflavoro e capire che Conflavoro è una realtà che può supportare la piccola e media impresa. Quindi associarsi è sicuramente la prima azione da fare, che ti porta, come abbiamo già detto, subito immediatamente dei vantaggi di sconto. E associarsi a Conflavoro oggi vuol dire anche supportare Airlobby in questa lotta a favore della categoria parrucchieri. Fantastico. Beh, si potrebbe fare poi qualche diretta per parlare dei singoli vantaggi dell'associarsi. Io credo che in Assolutamente sì. tutti stanno sempre pronti che qualcuno ci dà qualche cosa. C'è un'opportunità, Ma avendo guarda, delle una delle piccole cose caratteristiche. che noi diamo, addirittura si parlava del 20% di sconto addirittura sulle automobili, tipo le Fiat, Alfa Romeo, è un bel risparmio, sai. Certo, con Lo questa sconto sui transizione treni. ecologica.
Lo sconto sui Esatto. treni, sui trasporti, lo sconto addirittura sulla benzina, su alcune cose. Diciamo che c'è tanto. Al di là di, poi dei nostri servizi, perché noi offriremo anche delle pillole dove noi facciamo vedere magari un corso di taglio, facciamo vedere come si asciugano i capelli, facciamo vedere come si fa un colpo di sole, una carezza, uno chatouche e quant'altro. Cioè, un Certo. tipo di lavoro di parrucchiere e ogni tanto lanciamo questa pillola per poi associare sempre più persone a chiedere, a essere un po' più curiose, pure a dire chi è sta gente, andiamo a vedere chi sono questi, cosa vogliono fare, dove vogliono arrivare. Cioè, Guarda, io noi ci credo. siamo messi in gioco. Ora chiediamo agli altri di mettersi in gioco, anche perché tutti insieme siamo una popolazione, siamo una potenza. Addirittura potremmo fare un partito politico, perché no? Perché noi comunque siamo i primi a essere a contatto con la gente, quindi la gente ci segue in qualche modo. Abbiamo visto durante il lockdown che tanta gente ci seguiva, tanta gente praticamente voleva risposte, anche perché il parrucchiere è stato un po' abbandonato. Allora, tra di noi ci siamo dati delle risposte durante il lockdown, ha funzionato e quindi noi abbiamo portato avanti questa cosa. Giusto, Morena? Sì, io volevo dire questo, Francesco, no? Che Forse non mi io. sente. Sì, ti Mi sento, dai. sentite? Sì, Sì. io ti sento. Dicevo, volevo dire questa cosa, Francesco, in realtà, che io Morena Rossi penso che sia un nome che in pochissimi conoscono. In verità, sono in una piccola cittadina, Reggio Emilia, faccio un sacco di robe. Faccio parte anche del gruppo 505, ma questo non voglio arrivare a questo. Voglio semplicemente dire che quando si tratta di dire bisogna fidarsi, in questo caso non si sta chiedendo di fidarsi di persone che come me, Morena Rossi, sono un nome e non sono niente. Ma quando si tratta di parlare di nomi come Davide Persico, Luca Piattelli, Gabrio Giunti, Alberta Balestra, Egidio Borri, Gino Donnarumma, stiamo parlando di persone che la maggior parte dei parrucchieri, un po' eruditi, un po' acculturati, conosce, capisci? Quindi dico, se queste persone ci mettono la faccia, e non ultimo, perché nell'elenco ho dimenticato Roberto Troncone, che è un formatore di pura educazione. Straordinario, oltre che ha scritto un libro sulle comunicazioni. Ecco, quando queste persone ci mettono la faccia, io dico che a un certo punto l'unica cosa che farei è associarmi. Però, siccome oggi non si compra mai niente a scatola chiusa, io dico che è giusto che le persone si informino, ma anche che incomincino ad interessarsi davvero come far funzionare la propria attività. In un momento come questo, come e quali strumenti riuscire ad utilizzare e a sfruttare per poter portare avanti l'attività in un momento come questo? Perché Certo. oltre alle opportunità di sconto ci sono anche le opportunità di scambio. Prima Davide parlava di colpo di sole piuttosto che di altre tecniche. Noi ovviamente nella carta servizi creeremo man mano, perché le cose non si creano dalla sera alla mattina, soprattutto quelle che intendono durare, appunto dei servizi di formazione. Non ultimo, nella carta servizi c'è già con noi in partnership una enorme azienda che è Revlon, che ci ha riconosciuto una scontistica, speciale per i nuovi, associati. Ti dico, insomma, ci stiamo muovendo a favore della categoria, come tu vedi, a 360 gradi. E piano piano faremo chiarezza, specialmente con i giovani. Noi, anche noi siamo stati giovani tanto tempo fa, dove le associazioni le frequentavamo quasi tutte le settimane. Ci avevamo come il giovedì e ci si incontrava da un punto di vista artistico e si parlava solamente di quello. Adesso le cose sono talmente
cambiate, che le associazioni credo che diventano un po' più sofisticate nel gestire non solamente parte artistica, ma anche quella commerciale, perché il parrucchiere è stato sempre l'artista e non si è mai occupato di queste cose tecniche, sempre o il Ma diciamo che in commerciale. quest'anno c'è stata la trasformazione. Il parrucchiere da artigiano è passato a imprenditore ed è stato un taglio molto netto questo. Quindi Ma c'è noi ancora uno zoccolo duro, eh? C'è ancora, abbiamo secondo me. dovuto imparare praticamente a fare il nostro lavoro mettendoci l'impresa e non è Certo, stato facile. certo, Perché certo. noi nasciamo come artigiani, come persone che lavoravano solo con le mani, magari erano intellettuali perché ascoltavano i discorsi dei clienti, però oggi ci siamo dovuti formare per fare marketing, merchandising e quant'altro. Addirittura studiamo psicologia per entrare nella psicologia dei nostri clienti, studiamo tante di quelle cose, tante di quelle materie che potremmo addirittura essere universitari, quindi perché non proporre allo Stato di fare tutto ciò per noi? Perché non darci una qualifica specifica? Perché è Giusto? un'arte molto complessa quella che facciamo. Ma Giusto? l'arte è complessa, ma è una cosa che fa star bene agli altri, Ma io, perché la mia teoria. psicologicamente aiuta. Durante il lockdown non si è parlato altro che dei parrucchieri, perché molta gente non capiva l'importanza del parrucchiere, poi si sono viste nello specchio e sono cadute un po' tutte in crisi. Dice, caspita, allora il parrucchiere serve a qualcosa. Ah, ma forse mi tinge i capelli, ah, ma forse me li taglia, forse mi abbellisce, forse mi dà praticamente un valore aggiunto. E quindi lì si è capito l'importanza del parrucchiere. E poi mancava il comunicare col parrucchiere, anche perché il parrucchiere è un po' come il confessore, è come la persona, sai, per molte ragazze giovani è il sogno proibito, per molte donne, diciamo, in età è la persona a cui rivolgersi perché magari non sono ascoltate. Ognuno praticamente trova il proprio segmento del parrucchiere. Cosa ne pensi a riguardo? Ho Guarda, colto un po' il segno. io il parrucchiere ha la grande opportunità di fare i capelli non solamente alle clienti, ma alle mamme. Una mamma in famiglia che sia serena e sia appagata, il parrucchiere contribuisce a questo, fa cambiare anche una società. Tutte le Assolutamente. mamme sono arrabbiate, Ma io io credo. penso, più che alle mamme, noi contribuiamo alle mamme, alle figlie, alle nonne, ai papà, un po' a tutti quanti. Noi ci avviciniamo un po' al popolo, quindi il popolo si fida di noi in determinate cose. Anche per questo ti Quindi dicevo che potremmo essere politici facilmente, perché certo. comunque siamo quelli più vicini al popolo. Giusto? Beh, comunque diciamo anche che questo che io ritengo un po' più innovativo è che finalmente c'è un'associazione per parrucchieri formata da parrucchieri, perché senza togliere ad altri ci sono un sacco di associazioni che sono scese in campo per noi prima, durante il lockdown, che hanno potuto combattere con una forza inferiore perché non erano spinti da un fervore interno e interiore che potesse essere alimentato davvero dalle difficoltà delle persone che affrontavano questo veramente, no? Quindi, secondo me, una risorsa importante è che quando qualcuno cerca di fare qualcosa per te, deve almeno essere parte di questo progetto. Cioè, vincere insieme significa avere un'empatia, e l'empatia tu la puoi avere solo se in questo caso sai di che cosa stiamo parlando, cioè se hai il salone, che sia pur piccolo o grande, se hai collaboratori, che siano tanti o pochi, se hai persone che vanno in maternità, che siano 2 o 10, se hai l'IVA da versare, che sia poca o tanta, se hai i costi da dover abbattere, e se e anche con Flavoro
in realtà lavora moltissimo per l'opportunità di creare dei finanziamenti a fondo perduto a livello regionale. Però, ripeto, noi finalmente, sono orgogliosa di dirlo questo, siamo la prima categoria, il primo sindacato, diciamo, della categoria formato da persone che nella categoria ci lavorano da quando avevano chi 12 anni, chi 14, chi qualcuno in più. Però ecco, voglio dire, questo è. Quindi sappiamo qual è la materia da Bene. trattare, sappiamo quali sono le cose che ci creano una spina nel fianco. E siamo già Fantastico. stati noi in Senato a parlare con una senatrice, dalla quale ancora aspettiamo delle risposte, che aveva detto che ovviamente è una gara che bisogna discuterla per un po', no, non è che la fai semplice, però intanto siamo andati a parlare di quelle che sono tutte le criticità. Perciò il nostro primo appuntamento ce l'abbiamo avuto e molto probabilmente abbastanza breve avremo il secondo con un'altra persona della politica. Ovviamente fino a quando non si potrà i nomi non si fanno e niente, questo è quanto. Però tutto quello che è stato fatto, poi adesso un po' di libertà a aprile, credo che saremo un po' più liberi con il Covid, si potranno fare ancora meglio incontri in vivo delle persone, perché Ma noi siamo questo. andati pieno Covid, cioè veramente siamo andati l'estate scorsa a parlare con questa senatrice, quindi eravamo sì già in un momento un po' più rilassato. Adesso però La diciamo possiamo che pure invitare un giorno la senatrice, se certo. viene a un'intervista. Sicuramente. Oh, adesso, oggi è la prima chiacchierata che ci facciamo, vedo che i termini possono essere di vario tipo, però c'è da raccontare Un'altra tanto, opportunità che ragazzi, noi qua. abbiamo fatto praticamente è con l'Ucraina. Praticamente tutte queste donne che scappano dall'Ucraina, noi abbiamo pensato di usarle come personale. Il parrucchiere che scappa dall'Ucraina lo prendiamo con noi a lavorare, perché il personale è un'altra spina nel fianco, giusto? E quindi oggi abbiamo pensato di aiutare queste persone sempre tramite Confalavoro. Niente, a fare impresa con noi. Che bello, molto Beh, bene. cioè, Vedi, se tu entri in questa è una Confalavoro, delle ultime iniziative. c'è proprio una pagina dedicata al sostegno verso le persone che sono i rifugiati dell'Ucraina. Per cui Sulla dico. descrizione del sito poi daremo tutti le direzioni dove approfondire questo. Sì, Possono anche trovarlo. vabbè, Conflavoro, PMI, voglio dire www.conflavoro. Adesso precisamente la mail mi sfugge, o comunque il Va sito. bene, va bene, però poi metteremo il Trova. sito. E se ci fosse qualcuno che ha bisogno di fare delle domande per quello che riguarda il proprio Air Lobby, può scriverci ad airlobby@conflavoro.it. Ecco, Perfetto. quindi poi magari lo scriviamo in sovrimpressione. Questa è la mail, diciamo, personale del settore beauty. Quindi, e noi personalmente ci occuperemo di raccogliere le richieste e le domande anche soltanto di approfondimento. Ecco, per le persone che vogliono avere una spiegazione in più, una chiarezza in più o che vogliano semplicemente supporto. Poi Di magari questo. in un secondo momento possiamo intervenire con gli altri personaggi di Air Lobby anche per parlare della nostra carta servizi, quello che offre, anche per capire i vantaggi che offre praticamente Air Lobby. Perfetto. Diversi, ovviamente, Allora, tanto. Davide, ci organizzeremo un po' più nel dettaglio nei prossimi giorni, se è il caso, che oggi è stata la prima chiacchierata e all'inizio c'avevamo un po' di dubbi, ma poi abbiamo cominciato a tirar Abbiamo fuori.
siamo andati un po' a ruota libera perché ecco le Sì, a cose braccetta, va vengono a benissimo. braccetto, un Va po' sai benissimo, io la come si dice chiuderei qua. televisivamente. Esatto, io la chiuderei qua perché è andata molto bene per il momento, per accennare quello che andremo a parlare e nei prossimi giorni gli daremo un po' più di vigore e di sostanza nel dettaglio. Potremo parlare di un tema specifico dell'associazione e poi fare qualche puntata e man mano invitare qualche protagonista chiave dentro quel contesto specifico, no? Sì, anche Parleremo, per dare voce, per mettere dai a soldi conoscenza. alla vanità, naturalmente. I soldi Assolutamente, potrebbe assolutamente. essere un buon argomento Parrucchieriamo un po', parrucchieriamo un esatto. po', perché il parrucchiere deve Perfetto. parrucchierare, giusto, ogni tanto. Esatto. Io non so quante volte mi sono riscritto nella mia vita, però lo rifarei e lo rifarei. Anche ci sono parrucchieri Assolutamente. pazzi, parrucchieri un po' più appagati, che vivono, che posso dire, 40 anni la loro professione, nel loro ambiente, Ma senza vedi, noi abbiamo uscirne. avuto la fortuna di conoscerci un po' in giro, no? Tu penso che un po' mi conosci. Io ogni giorno scrivo una pagina nuova della mia vita, praticamente un giorno la Certo. scrivo a New York, un altro giorno a Parigi, un altro giorno a Roma e cerco di scrivere più pagine, diciamo, un po' sparse nel mondo. Anche per questo, il parrucchiere è un po', quello che vive e cerca di dare, diciamo, il proprio vissuto agli altri. Certo. Sì, gli altri come clienti, ma gli altri anche come giovani che saranno Ma è la condivisione, sai, la condivisione a noi ci aiuta ad andare avanti, a crescere, anche perché noi diamo la nostra condivisione e vogliamo anche la condivisione dei giovani, perché i giovani ci alimentano, ci danno anche degli spunti, diciamo, per andare avanti, anche perché altrimenti il nostro lavoro diventa noioso, sempre con le stesse persone. Invece, sai, il giovane ti metti a pensare perché magari ha fatto un gesto strano, perché magari ha detto una parolina strana e quindi ti vai a collegare e cerchi di analizzare e di creare sempre cose nuove, anche perché noi siamo un po' creativi, no? Il parrucchiere è un po' creativo, guarda un po' qua, guarda un po' là e cerca poi di mettere in atto, diciamo, la propria installazione, il proprio modo di vedere la vita, cerca di esaltare magari una bella donna dal suo punto di vista. Diciamo al cliente, nel senso che noi abbiamo la fortuna di operare, diciamo, con le donne sono fantastiche, ognuna ha una sfaccettatura diversa e noi cerchiamo di creare quel valore aggiunto alla persona che abbiamo sotto, che cerchiamo di crearla a modo nostro, gli diamo quello che in quel giorno vediamo in lei. Sono tutte belle, sono tutte luminose le Ma noi le donne. illuminiamo ancora di più perché gli diamo il valore aggiunto. Il valore Certo. aggiunto è la nostra conoscenza e il nostro fare. Bene, ragazzi, mi ha fatto molto piacere la prima chiacchierata delle Ma io ti prossime che ringrazio faremo. veramente di averci ospitato perché è una trasmissione, penso, molto importante perché comunque è seguita, comunque. Io ho visto che hai avuto anche un grande successo nella tua trasmissione e quindi per noi è un grande onore essere presenti nella tua trasmissione. Guarda, io Grazie, grazie ancora. grazie, ma ricorda, ho vissuto 7 anni a Tenerife e ho parlato di Tenerife con questi video. Le tecnologie non erano queste, erano un po' più lente. 100.000 persone si sono trasferiti a Tenerife. Che ne sai, parlare di diritti e parlare di cose. 100.000 iscritti all'associazione farebbero la differenza, no? Anche tre fanno la differenza, ci muoviamo Sì, sempre meglio. però. Noi non cerchiamo tanto, cerchiamo le persone giuste, anche perché noi vogliamo le persone giuste, le persone che praticamente tirano il carro con noi.
Non ci serve tipo strisce. Certo. Vogliamo persone attive con noi, Certo. anche perché Bene. ci sentiamo ancora non giovani, ma ancora Dai, più di giovani. Davide, io ne conosco qualcuno di giovane che è veramente forte e gli daremo una grande vetrina con queste interviste, perché Ma soprattutto quello che sta cercando, penso anche di dire Davide, che pochi o tanti che siano, l'importante è che sposino la causa. Quindi la causa di sostenere la nostra categoria, perché ribadisco che troppe cose sono cambiate in un decennio, peggiorando il nostro contesto lavorativo. I giovani devono poter andare avanti, devono riuscire a fare impresa con maggiore serenità. Questo. Certo, sono d'accordo con te. Sposiamo questa. Dobbiamo lavorare piano piano e con tenacia, insistere, persistere e resistere. Queste Dobbiamo possono lavorare per essere conquistare la le parole qualità della chiave. vita. La qualità della Certo, vita è quello ragazzi. che ci manca oggi. Oggi siamo tutti nervosi, siamo tutti scandalistici. A noi oggi manca la qualità della vita. A me mi manca viaggiare, perché purtroppo a causa del Green Pass a dicembre non ho potuto viaggiare. Ok? E io viaggio Certo. sempre e viaggiare mi apre la mente, mi fa stare bene. A me manca tutto ciò. Quindi dobbiamo restituire alle persone un po' la qualità della vita, un po' di serenità e magari lavorare anche a qualche hobby. Oggi non si sa neanche più cos'è un hobby. E questo è triste. Davide, cosa stai dicendo? Non ho capito. Dicevo che noi lavoriamo negli hobby tutti i giorni, perché il nostro lavoro lui è Sì, è anche. vero che lavoriamo negli hobby perché a noi piace il nostro lavoro. Però il nostro hobby non è solo il nostro lavoro, ci piace coltivare tante cose. Magari, che ne so, viaggiare, magari visitare musei, magari, che ne so, andare a cavalcare. Tanti hobby, uno solo non basta, bisogna andare oltre, bisogna avere una visione più aperta. Sì, adesso si fanno i gruppi nei negozi di clienti. Noi qui vicino al negozio abbiamo la pista ciclabile. Adesso, siccome arriva la primavera, abbiamo fatto dei gruppetti, prima la passeggiata e dopo adesso la bicicletta, perché sai, per cominciare a creare benessere con il Assolutamente. movimento Vabbè, ma tu e conosci gli hobby perché si tu avevi conoscono la vela. ambienti. Avevi la vela, Assolutamente, no? Quindi il certo, tuo hobby è andare in barca a vela perché ti sì. dà quel senso di libertà, perché ti dà quel senso di equilibrio diverso. E ognuno di noi praticamente ambisce a fare sempre meglio, a costruire e coltivare sempre nuove cose. Bene. Comunque io sono felice stasera perché praticamente ci ha dato questa opportunità, non avevamo un referente a Roma, oggi abbiamo Francesco che praticamente è la voce di Roma. Francesco, a Tor Vergata, lato università, vi aspetta, un bel posto. Adesso la vela verrà rinnovata tutta quanta per le Olimpiadi, e quindi già stanno lavorando dentro a questa vela, questa struttura che non è mai partita, e speriamo che parta nel Vabbè, noi a Napoli 2030. abbiamo il nostro mascalzone E latino, sai? La nostra vela. sì, ogni città c'ha la sua, poi ne parleremo, perché qui le associazioni Ma vedi, sono anche un'altra meno cosa quartieri, bella è che la quartieri nostra Tor associazione Vergata. ha unito un po' tutta l'Italia, perché ognuno di noi è di una città diversa. Morena è Sì. di una città del nord, Beh, abbiamo Alberta che è l'associazione di sta Ferrara. in tutta Italia, giusto? Assolutamente, L'associazione sta assolutamente. in tutto il territorio nazionale. E la Non è cosa bella è che che è. abbiamo un unico comune denominatore, praticamente è il lobby. È È il lobby. il Bene. lobby. Fantastico. Ragazzi, vi voglio bene e ci vediamo alla Allora, ciao a prossima. tutti, a presto Ciao. e grazie ancora. Buona serata. Ciao a tutti.